Prego. Grazie signor Presidente, ringrazio il Ministro, ma Ministro ce lo permetta, non siamo per niente soddisfatti. E per usare un linguaggio che lei avrebbe usato da questi scranni, non siamo soddisfatti perché lo decida lei che cos'è, o lei è un ignorante o è in malafede. Lei è un ignorante semplicemente perché sin dall'inizio noi dovremmo avere un comune obiettivo. L'obiettivo comune è quello di rifare il ponte nell'interesse dei genovesi, dei liguri, degli italiani. Lei ha detto in quest'Aula che entro la fine del 2019 il ponte si sarebbe realizzato. Ci sta qui dicendo oggi, a distanza di un mese e mezzo, che forse potremo e leggeremo in 18-20 mesi laddove l'area sarà sbloccata dalle indagini. Mi scusi, ma lei non sapeva che a fronte di un'inchiesta quell'area era sotto sequestro e quindi evidentemente dovevano passare? A noi interessa l'interesse dei genovesi, dei liguri e degli italiani. Scelga lei le due strade, o ignorante o in malafede. Grazie. Grazie.